Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Allora, prima cosa che si può notare è che non è assolutamente Dungeons of Dreadmore. Seconda cosa, come mai ho deciso di cambiare? Ma un po' perché, dai, non fa mai male cambiare giochi da streamare, anche perché poi le visualizzazioni che ho nel mio canale sono irrisorie. Nessuno mi ha scritto nulla e quindi un po' per tristezza, no dai, scherzo. Giusto così. Tanto mettete che passerà qualcuno nel mio canale, almeno se non gli interessa Dungeons of Dreadmore, gli faccio vedere un altro roguelike. In ogni caso, ho scelto NetHack, che è un famosissimo roguelike in grafica ASCII e tramite Desura, un programma, un sito tipo Steam. Ho scaricato questa versione gratuita che gli dà un po' di grafica. È la prima volta che ci gioco, quindi ci saranno un sacco di problemi, non saprò molti tasti, non saprò tantissime cose, anche perché poi NetHack non lo conosco così bene. In ASCII magari un po' di più, qui magari anche più semplificato, ecco. Ma nulla, allora direi di iniziare questo gameplay, spero che possa piacere. Ah, comunque voglio dare una triste notizia, sono tra virgolette in lutto in Dungeons of Dreadmore perché volevo andare avanti, infatti non ho fatto altri video perché stavo andando avanti il più possibile in modo tale che in quello successivo avrei fatto un video direttamente da un livello più avanzato. Io, se non sbaglio, ero fermo al 2, non voglio dire una cavolata, ed sono arrivato ben al quinto. Ebbene sì, sono arrivato al quinto livello, cosa che non ero mai riuscito a fare. Sono stato sempre attento a ogni trappola, ogni mostro, ogni quant'altro, ed è successo che, come mai sono morto? Perché appunto non sono stato attento. Sono stato attento fino all'ultimo, ma a quanto pare, per un errore, per una trappola in più, sono morto. Quindi mi toccherà andare avanti nella partita e ricominciare da un punto più avanzato. È una cosa un po' amirosica. Infatti è stata una delle prime volte in cui avrei voluto non mettere il permadeath e quindi ricominciare da quel livello lì. Ma purtroppo non è così, perché sono stronzo. Quindi nulla, pazienza. Cosa dire? Allora, iniziamo subito. Banda le ciance. Fuori sta nevicando l'ira di Dio, quindi nulla, mi annoio un po' stasera. Allora, what's your name? Vabbè, Calcifer, il mio solito nick. Shall I pick a certain race, role, gender and alignment for you? No, decido tutto io, brutto stronzo. Ah, però, sono fatto caso adesso. No, che cazzo ho fatto? Sono fatto caso adesso che di solito i giochi ASCII roguelike di questo tipo, assolutamente il mouse non serve a nulla, è tutto tramite tastiera. Ma qua, come ho ben notato, per cliccare qua non è che ho scritto yes, la Y o la N, ho proprio cliccato, quindi mi sa che in questa rivisitazione di NetHack hanno fatto molto improvement, penso proprio di sì. Comunque, scegliamo un ruolo per il mio personaggio. Archeologo, barbaro, uomo delle caverne, healer, che sarebbe, come lo posso chiamare? Curatore. Beh. Poi cavaliere, monaco, prete, rogue, tipo ladro, assassino, quella roba lì. Non mi sono mai chiesto quale sia la traduzione letterale. Ranger e l'esploratore, possiamo dire. Samurai e il samurai. Oddio mio, ma che cazzo ho fatto? Ma perché non mi fa tornare indietro? Dio santo, che poi sbaglio. Cioè, cos'è? Ogni volta che clicco su E. Dai, va là, ma cos'è sta stronzata? Iniziamo già con i fail. Bla bla bla, dislessia, portami via. Oh, perché non mi scrive la. Vabbè, 3 ore per scrivere un nome. Ok, ho detto di no. Poi, Tourist, Valchiria, Tourist,
turista, valchiria, mago e a caso. Ma cosa scegliamo? Io direi di partire con qualcosa di non troppo difficile. Ma sì, dai, cavaliere. Poi prendi il genere, vabbè, maschio. Qui, oh, che figata. Queste tue visioni significano qualcosa attraverso la valle di Gaemon, antiche rovine, qualcuno è tornato ricco, qualcuno non è neanche tornato. E da qualche parte, vaffanculo però, l'amuleto ti porterà grande, 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 io sono rimasta wet, grande prosperità, grandi guadagni. Dopo, vabbè, arriva a ste caverne, insomma. Oh, ecco, è arrivato il mattino. Poi arrivo qua, discendo questo dungeon. It's written in the Book of Lod. After the creation, the cruel god, cattivo dio Moloch, si è ribellato contro l'autorità di Marduk il creatore, un po' come Satana con Dio, insomma. E Moloch rubò da Marduk la maggior parte del potere di tutti gli artefatti dei dei. L'amuleto di Yendor. E ha fatto sotto le cavità oscure di Gaemon, sotto il mondo. Vabbè, insomma, si è stabilito sotto queste caverne. Scusate se non traduco bene, ma tipo alcune parole non ho idea di cosa sia. Tipo Lurks e Bides, Bides, non so come si pronuncia. Comunque, morale della storia, devo ritrovare questo amuleto e portarlo su, insomma, salvare il mondo, una roba simile. Magari un giorno faccio vedere com'è la grafica ASCII o con tileset molto semplificato di Netak. Questo ricordo si chiama Vultr for Netak e l'ho scaricato da Desura. Desura è un programma come Steam. Le differenze ci sono. Perché assolutamente questa è una gran grafica, tra virgolette. Ovviamente che la gente dice, oh, gran grafica, ma cos'è questa stronzata che dice? Vedete qua, clicco dove far andare l'omino. Sì, in Netak c'è sempre un animalonzo che mi segue. La visuale è assolutamente isometrica. Questo cazzo di cavallo cosa vuole da me? Non voglio dare un nome al pony. Allora, qua mi dice le statistiche. 15 di forza, 8 di intelligenza, la vita, l'agilità. Wisdom sarà il potere magico. Power, potenza fisica, così. Cubo. Comunque. E denaro zero. Io ragazzi, scusate se sono mongolo, ma devo imparare, devo imparare. Ok, siamo equipaggiati con una bellissima spada lunga. Qui ovviamente come in Dungeons of Dread non mi dà le descrizioni. Oddio mio, cosa cazzo. Le descrizioni di tutto quello che succede nel dungeon. Ah, ok, così Apply. Ok, perfetto. Sì, ma io voglio equipaggiare la spada. Come non sai come si usa? Brutto scemo. Qui l'armatura, tutta equipaggiata. E qua il cibo che ho che mi darà. Mi ripristinerà i punti vita. Poi. Reed non mi dà la descrizione dell'oggetto. Ah, beh, giusto. Fire. Mamma mia ragazzi, è complessino, eh? Qui ne avrò da imparare. Engrave. Complessino, complessino. Prega, però non abbiamo nessuna divinità a cui pregare. Non ho. Ah, beh, se mi trasformo in un mostro, in qualunque cosa ho l'abilità. Questa riposa. Per ripristinare la vita più velocemente. Ok. Poi. No, volevo capire. Iniziare bene il gioco.
Tipo, se voglio equipaggiarmi con sto schifo, voglio equipaggiarmi con la spada, mi fa cagare la lancia, ok? Remove. Ah, così, vaffanculo. Ah, wield è per equipaggio. Mamma mia, che merda. Per sapere l'attacco. Che è Quiver? Volevo sapere l'attacco della spada. Perché di solito in sti giochi c'è sempre una descrizione dettagliata di ogni oggetto. Boh, a quanto pare no. Poi, qui abbiamo la mappa. Figata. Di ogni livello, non so quanti livelli ci siano in questi Nether. Poi qua abbiamo le magie, che ovviamente non abbiamo. Comandi estesi, ah beh, sono quelli veloci. Come con la GraphKashi, che ogni lettera della tastiera corrisponde a un comando. Infatti imparare con quel genere di modalità non è assolutamente easy. Poi qua abbiamo Discoveries, non so esattamente cosa sia, c'è una lista di oggetti, forse boh, che sia un inventario di tutti gli oggetti del gioco. Sembra strano. Check wallet, non ho un... vedete, devo... non ho un cazzo di soldi. Look, fa vedere in giro che cosa c'è con la descrizione dell'oggetto. Vorrei fare la stessa cosa. Vediamo se riesco a far con l'inventario. L'unica, secondo me, è tipo che vedo. Tipo da qua. Se mi aumentano la potenza. Boh. Vabbè, questi sono i messaggi che vengono qua in alto, nel caso me ne perdo uno. Queste le opzioni. Autopick, ok. True, false, insomma. Dell'opzione in più, ecco, autopick, tipo raccogliere in automatico oggetti e bla 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 bla. Fare impostazione. Chiave inglese, va bene, anche qua. Ed infine, punto di domanda. Ok, comandi. Beh, comodo, comodo. Se non so qualcosa. Bene, bene, allora, iniziamo. Cosa c'è qua dentro? Sì, lootiamolo. Come è bloccato da un lucchetto? No, non mi puoi dire queste cose. Proseguiamo, qui c'è la mappa, ovviamente sarebbe più bello. Oddio mio, che cazzo ho fatto! Sarebbe più bello ingrandirla, ecco. Scusate, ma ci sono rimasto male. Si vede che se clicco da una parte un po', mamma mia! Quindi devo stare attento perché metti che c'è un mostro in un'altra stanza, addio. Soldi, soldi, 76 di soldi. Di qua già potrei scendere, però no. Esploriamo. La porta è bloccata, ma noi tentiamo di sfondarla. No, non è come Dreadmore, ragazzi. Sì, la visuale isometrica è un po'. Non dico confusionaria, però vabbè. Cavallo che mi segue. Boh. È innamorato di me, questo cuoricino molto gaio. Non mi chiudere la strada, brutto stronzo. Proseguiamo. Questo labirinto. Vabbè, sono finito. Beh, vabbè, chiuso tutto della. Levati! Oh. Uela, mostro! Statua di un coboldo. Ah, una statua, ragazzi. Beh, bravissimo! Che bravo che sono. Con le statue ora cammino più piano, una roba simile. Qua mi dà anche stressato. Interessante. Ah no, l'ho raccolta! È diverso.
Droppa, droppa. No, non era una maledizione. Era solo una semplicissima statua di un coboldo che io ovviamente dovevo attaccare 2 volte e trasportarla. Come resiste? Ah, ok, questa però non è bloccata. Figata, figata, bene, bene. Brutto cavallaccio, sei cattivo con me. No, io la sfondo. Così piccolo il primo livello? Brutto cavallazzo, maledetto, levati. Allora, la mappa cosa mi dice? La mappa mi dice quello che vedo anch'io, che ho esplorato già tutto. Si vede che questa qui è l'entrata, una roba semplice. Scendiamo. Pa-pa-pa-pam. Siamo al secondo livello. Ok. DLVL sarebbe Dungeon Level, perfetto. Il cavallo, boh, è sparito. Oddio, abbiamo ammazzato uno sciacallo. Vabbè, però. Ah, tra l'altro mi ha anche ferito. Ela, cosa vuoi te, maledetto? Mi sta ferendo altamente, ragazzi. Ho 10 di vita rimasto. M'ha morso. Ecco che mi ha mancato. Oddio. Oddio, qua serve assolutamente il comando. No, non mi dice come. Comunque. Mi ho equipaggiato la spada, che mi dà più fiducia, non so perché. E poi direi di fare il comando rest. Non mi ricordo dov'era. Voi vi ricordate? Oh mio Dio, che memoria. Allora, intanto questo si può buttare. Comunque. Dove resta? Mamma mia, ma che memoria ho, ragazzi. Ah, era qua, ma vaffanculo, va. Sta avvicinando, io intanto tanto di riposare. Non so se serve a qualcosa. L'abbiamo ammazzato in un colpo, ottimo. Un bellissimo elmo dell'orco che non so se mi aumenta qualcosa. Più zero, più zero. No, beh, ovviamente non è che volevo tenerlo come arma. Oh, Cristo santo. Ok. Ispira più fiducia l'elmo dell'orco. Ah, proviamo. Oddio, un altro mostro. Muori. Ho ammazzato Newt, non so cos'è, comunque. No, volevo sapere se il rest era effettivamente per riposare, perché. Cerchiamo nei tasti. Nei comandi. Sì, lo so ragazzi che vi annoiate, però vabbè. Ho pregato, non ho capito che cosa è successo. Sto leggendo.
understand. Cioè, camminando, ok, mi ripristina la vita come Dreadmore. Ah, la barra spaziatrice, perfetto. Muori, maledetto. Dov'è che mi diceva? Oh, vabbè, ora che lo so, pazienza, no, volevo sapere dove poteva dire che cliccando la barra spaziatrice faccio passare i turni, vedete, turno 400, bla bla bla, e ripristinare la vita. Va bene, ok, torniamo che non sto facendo nulla da un po'. Sicuramente chi vede il video si annoia. Cazzo è? Non lo voglio sapere, era un lichen. Ah, ho ammazzato i licheni, ok. Non me ne faccio un cazzo di. Ah no, invece è un mostro, si è mosso. Inquietante la cosa. Comunque un bastone da mago al momento non me ne faccio un benedetto paifero. Ah, bello grosso sto corridoio. Qua è chiuso. Abbiamo scoperto un altro. Altre scale per andare sotto. Come non ho nulla to drink? Ah, devo avere pure un oggetto, un contenitore. Beh, scusa. Perché? Bevi direttamente da lì. Dai, sfonda la porta. Sì, la mappa ogni tanto vedo che. Ah, ok. Un attimino. Non dico di difficile comprensione, forse perché sono mongolo io, però vabbè. I movimenti, sì, del personaggio sono più veloci di Dreadmore. Sicuramente per l'esplorazione di un livello, se non sono molto vasti, più veloci. Si fa molto prima così. Vedo delle luci. Del danaro. Chissà chi è il mercante di questo gioco. Chi può essere il mercante a cui rivendere, comprare armi e quant'altro. Sono curioso. La musica medievale che accompagna, molto piacevole. Allora, qui altre scale panda di sotto. Non posso andare qua? No. Rompi la roccia! Perché fainting? Che cavolo ho fatto? Sono così. Carico di energie. Oh, mi sono mangiato due mele. Pensavo c'entrasse comunque. Oh, abbiamo preso un'armatura di metallo. Remove. Weaver. Oh, perché non me la remove? Ah, ecco. Poi. Questo è più zero, quindi remove, remove, detto, yobongo, e droppa, indosso, c'è abbastanza, oddio, oh mio Dio, mi hanno sbranato. No, no, non voglio vedere nessun attributo. Sì, tre giocalli. No, va, comunque.
Giacalli, tra l'altro, non sciacalli. Oh, però, ragazzi. Boh, morto già così, che tristezza. Che brutto. Non dico di esserci rimasto male, Calcifer 2. No, io direi ancora. Un barbaro sto giro. Oh, c'è anche la razza, figo. Umano. Maschio. C'è anche l'allineamento neutrale. Solito pappardiglio. Oddio mio. Adesso ho un sexy cane e un simpatico maccione muscoloso. All type, sì, tutti gli oggetti. Va benissimo, qualunque cosa che vi era dentro. Cos'è successo? Oddio, dove cazzo sono finito? Ho letto questo spellbook. Cloth spellbook. Gna gna gna. Boh, l'ho ucciso. Però. Mamma mia, sto giochino, ragazzi, però, eh. Troppa roba tutta così insieme. Preso un anello. Ma tanta 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 roba. Sì, scegli te quale cazzo di dito equipaggiare. Oh. Qualcosa che non posso vedere, che non si è visto. Tra l'altro, mi ha teletrasportato, ma io non lo so. Cazzo di libro. Tra l'altro, l'ho anche usato. Boh. Tra l'altro, io vorrei andare, tornare qua. Dove sono partito? Perché sicuramente quella è la parte da cui sono partito. Ah, di qua si va, ok. Un po' labirintoso, eh. Ma che labirinto assurdo! Starnutito. Mamma mia, raga. Cosa c'ho nel naso? Visualizzo metrica del cavolo. Dico che da un lato faccio prima con l'asci. Non voglio dire una cazzata. Qua giravoce che dovrei. Dai, carica tu. Perché non mi carica subito? Scusa, sono davanti alla porta, fammela vedere. Non è che devo cliccare su tutto, eh? Guarda! Oh Cristo benedetto! Non è che magari c'è qualche errore? Qualche bug del cazzo? Sembrerebbe di sì. Boh, ma qui mi ha aperto raccolta foto. Ma! Cosa dire, ragazzi? Sono leggermente perplesso. Adesso magari sapete cosa? Me lo guardo per bene. Poi farò un altro video. Così tutto di botta mi ha messo un po'.
difficoltà, perché alla fine non è che devi andare in giro a mattare i mostri, alla fine devi capire anche un po' le meccaniche di gioco, sono complesse così viste. Anche perché, dai, ci avevo anche giocato qualche altra volta, ma alla fine sì, la semplificazione qua c'è, però non è solo magari un po' nei tasti, così da cliccare, è più immediato, ma le meccaniche rimangono quelle, cioè è sempre complesso. Poi, voglio provare una cosa. Ecco, voi ora mi sentite, ma probabilmente non. Ok, ora dovreste vedere. Spero di sì, perché dovrei bloccare adesso il video per controllare. Devo mettere in pausa, no. Vabbè, io vado sulla fiducia. Ma penso di sì, perché purtroppo con questo programma, Camtasia, molto spesso i giochi full screen non me li fa vedere. Tipo, sento la mia voce, rimane o uno schermo nero, oppure. Figata, la musica c'è. Oppure nulla, mi fa vedere lo sfondo del desktop. Infatti, avevo fatto una volta un video di Torchlight. Nulla, è venuto tutto nero, alla fine ci sono rimasto male, che ero lì che parlavo, parlavo, alla fine no, non l'ho fatto per nulla. Comunque, secondo gioco, velocissimamente, cioè velocissimamente, adesso vedo in quanto mi stufo. There is Legend, c'è questa casa che si chiama oddio, Different Pixel, ecco, mi è venuto in mente. Che fa questo gioco indie? Adesso è assolutamente un alfa. Cioè, è assolutamente in lavorazione. Infatti, ovviamente questo è un roguelike, eh? Ha fatto solamente due livelli del dungeon e li sta ulteriormente sviluppando sempre continuamente. Infatti sto gioco è in lavorazione da un anno. Sì, non sono velocissimi, magari hanno altre cose da fare, però apprezzo lo sforzo. Poi costava 2 euro, quindi me lo sono preso. Anche perché ricorda molto Dungeons of Dreadmore in meccaniche, stile, eccetera. E quello che stanno partorendo fuori, sì, sembra molto carino, promettente. La grafica è un po' diversa, un po' più pastellata nei colori, nei disegni, sempre con un po' di umorismo. Oggi c'è stata, no, 2 giorni fa hanno fatto una nuova patch, gli aggiornamenti in cui aggiungono queste, altri miglioramenti al gioco, che ora vedremo in diretta. Ovviamente vedrete che sarà un po' spoglio, un po' veramente semplice. Un po' veramente semplice, l'italiano a me non manca mai. Quindi nulla, dai, proviamo. Spero ovviamente che stia registrando tutto. Ho cambiato in modalità Windows, quindi non dovrebbe avere problemi. Qui abbiamo New Game, caricamento, le opzioni semplicissime, crediti, esci dal gioco. Facendo New Game, ah, qui la differenza che un pochino mi storce il naso, perché io amo i giochi dove parti come uomo, tra virgolette, nudo, e man mano che trovi equipaggiamento e impari, sai te come vuoi gestirti con le abilità, magari da umano diventi mago, oppure puoi diventare solo guerriero, o anche diventare un po' mago, un po' guerriero e bla bla bla. Insomma, come Dungeons of Dreadmore ci sta insegnando con le decine di skill che ci sono. E qua, come stavo dicendo, mi fa storcere il naso che subito si legge Warrior. E ciò significa una cosa, che quando inizi a giocare le classi sono quelle. Qui in Alpha c'è solo il guerriero. E qua ne faranno altre due, presumo. Vogliono partire con due. Sì, magari limiterà un po' l'esperienza di gioco, penso. Però, boh. Io ogni tanto scrivo qualcosa a loro, rispondono tranquillamente. Solo che il mio inglese non dico che è limitato, però magari entrare nelle meccaniche faccio più fatica. Comunque proverò a chiedergli come mai di questa scelta e se vorranno magari fare un po' come Dreadmore. Cioè lasciare al giocatore sviluppare un personaggio, che è la cosa più bella secondo me. Quindi noi adesso partiamo ovviamente con New
Il guerriero? Ho notato che sto gioco è molto semplice, non sono praticamente mai morto, ma vabbè, è l'inizio. Quindi sì, è un roguelike, però molto semplice, almeno fino adesso. Calci per come al solito, permadeath. Ah, ecco, qui anche potete scegliere se attivarlo o no. Non mi ricordo mai, così dovrei averlo messo. Vabbè, chi se ne frega. Tanto non let's play veloce. Ah, ecco, ok. Cercandolo, perfetto, perfetto. Non riesco a finire le frasi, vengo smentito. Vediamo anche un po' che cosa c'è di nuovo. La mappa anche cambiata, fighissimo. Perfetto, allora. Qui ovviamente vengono fuori le descrizioni di ciò che avviene nel dungeon. Questo è l'HP, questo è il mana. Ovviamente non poco perché sono un mago. Comunque dalle sagome della scelta della classe presumo che siano. Aggiungeranno sicuramente il mago, perché il mago non può mancare. Sulla terza mi sembra dall'ombra che sia un arciere, mi sembra con la balestra, non so. Comunque sarà un arciere o un ladro, sicuramente. Più sullo stile. Poi abbiamo gli oggetti, semplicemente una piccola pozione che mi ridà 40 di vita, con la solita descrizione molto simpatica. Qui abbiamo il pane che mi dà meno. In più, con la penultima pazza, non l'ultima che hanno lasciato, incominciano anche a mettere le ricette alchemiche, quindi il crafting, cosa che è obbligatoria in questo genere di giochi. Come primary action ho l'attacco normale con il pulsante sinistro del mouse, con il destro ho l'abilità che è Berserker, questa presente nella maggior parte dei giochi, che mi dà la possibilità, mi dà 4 più di vitalità. Poi qua, immediatissimo, con il mouse, se notate, infatti, come ho già detto prima, nel roguelike tutto va con i tasti, anche in Dreadmo, così. Però anche qua, volendo, piccola i, viene fuori in mente. Però, per chi non gli piace che la tastiera usa il mouse, fa così. Inventory, fa vedere la borsa, gli oggetti possono contenere anche qui limitati come in Dreadmoor. Quale equipaggiamento? C'è la sagoma in stile omino vetruviano di Leonardo, con ecco, abbiamo un'armatura. Vedete, clicco la disequipaggio, mi dà 1,5 di difesa. Qui la spada semplicissima, 1 d'attacco, eccetera. Quindi ci sarà come equipaggiamento la testa. Quindi il cappello, arma sinistra, arma destra, qualunque oggetto che posso equipaggiare a due mani o una, presumo. Poi qua accessori, anelli e quant'altro, pantaloni, scarpe. Semplicissimo. Qua è il denaro che possiedo. Qua, già che ci sono, la mappa con una bussola che mi indica, non so quale sarà l'utilità, perché tanto alla fine la mappa è quella, quindi però dell'orientamento, ecco, in 2D va bene. Qua vediamo se era la C. Sì, esatto, con la C si apre la barra charter. Abbiamo classe guerriero, livello 1, vita, esperienza prima di salire di livello, la vitalità che è ciò che mi dà la vita, che è l'attacco a mani nude. Quindi il Berserk che mi aumenta la vita e l'attacco, l'agilità che, come posso dire, influisce, ecco, non mi veniva la parola, scusate, sulla probabilità di attacco critico, la precisione e la probabilità di parare, l'agilità e la destrezza, che è assolutamente simile, penso. Mi dà sulla mira, sulla precisione, sulla probabilità di parare. Potevano metterne una, non so il perché. Va bene. Windstorm, ovviamente questo è per i maghi, ma al momento ci interesserà molto, anche perché c'è solo il guerriero. Resistenza, attacchi magici e di bloccare. Non so però cosa intendono block chance. O bloccare le magie o bloccare gli attacchi fisici, però sarebbe il dodge sense. 0 punti, che ovviamente, cosa che non c'è in Dreadmoor, quando salgo di livello, visto che qua non ci sono skill preimpostate,
dovrò dare un punto a una di queste caratteristiche. Ecco, Journal, che ci fa vedere le quest, che hanno aggiunto le quest in questo aggiornamento. Mostrapedia è il bestiario, cosa molto carina, che non c'è in Dreadmore, a meno che... no, in Dreadmore... no, solo se vado su Steam posso vedere i mostri che ho ammazzato, quindi no. Mostrapedia, i mostri che ho ammazzato, bestiario così, che ho incontrato. Poi stat, ma semplici statistiche, quanto cibo ho consumato, quanto oro ho lezionato, trappole attivate, eccetera, eccetera. Questa è l'entrata del dungeon, non posso uscire come vedete. Poi, welcome al primo piano del dungeon, tu puoi trovare oggetti, bla 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 bla. Ovviamente, come in Dreadmore, ci sono oggetti così estetici. Ah, con le frecce normali. Infatti, stavo usando WASD come al solito per muovere l'omino come faccio in Dreadmore, invece no, qua sono le freccine direzionali. Ecco, se notate, qua a differenza del precedente Netak, molto similmente a Dreadmore, l'omino cammina veramente lento, anzi qui cammina più lento che in Dreadmore, cosa che io ovviamente ho scritto e non sono stato l'unico di dirgli a loro di rendere leggermente un pochino più veloce il movimento, ovviamente non esageratamente perché diventa frustrante così. Qui abbiamo trovato dell'oro, delle monete, voilà, qui le porto ovviamente. Per continuare l'esplorazione del dungeon, ok, direi di andare, che ne so, qua. Ovviamente il dungeon è sempre creato casualmente, ci mancherebbe. Bisonite Stone, a strange stone with one hole engraved. Chissà cosa servirà, chissà. Però mi confondo un po' la cosa qua della bussola, non so che passa sotto la mappa. Wow, ingrandisco un po' perché... wow, così... no, ingrandisco al massimo, sinceramente così mi confondo meno. Oh, anche i primi mostri, guardate che carini, pipistrelli. Un pipistrello, non lasciarti mordere. Non vuoi diventare un nuovo pipistrello. Ecco, anche l'attacco è veramente... lento. Ah, ecco, tenendo la barra, il mouse sul mostro mi fa vedere semplicemente la vita di un mostro che rimane. La vita che cala. Oh, abbiamo trovato una bellissima armature. Da notare che mi dice direttamente, cosa molto utile, di quanto aumenta, ecco, rispetto a Dreadmore qua mi dice in automatico di quanto aumenta o diminuisce l'attacco o la difesa o quant'altro dell'equipaggiamento. Vediamo di questo, voilà, ora il nostro amino è molto più sexy, anche qua l'equipaggiamento non si può visualizzare. Oddio, stavo per uscire. Yellow button, clicchiamolo. Ole, ho attivato una trappola. Muori Marrano. Usiamo l'abilità per farvela vedere. Voilà! Delle fiamme intorno a me. Mi danno un attacco maggiore. Anche qui camminando aumenta la vita, ripristina la vita. Ossa abbiamo trovato. Come ho già detto prima, Netak lo riguarderò perché è un attimino spiazzato, ci ho giocato un sacco di tempo fa, non me lo ricordavo così. Ma ogni roguelike è così, eh. Dreadmore è un'eccezione assolutamente. Dreadmore è molto più facile. Vabbè, cliccando pick all, faccio prima. Dreadmore è molto, molto, è proprio basilare.
Spada che mi aumenta. Ah, cliccando con il destro faccio prima. Che questa mi dà un... Oh, figata. Quest'elmo mi sa che non c'era neanche prima. Non voglio dire una cavolata. Fireplace. Andiamo all'esploration. Nuovo mostro. Little Busy, una petta. La mia vita che cade inesorabilmente. Oh, anche schivato, figata, ti fa vedere Dodge quando lo schivi. Direi assolutamente di ripristinare la vita. E per far ciò camminiamo. Ecco, gli avevo detto una cosa che però non hanno fatto. Vede che, boh, non m'hanno, cioè, m'hanno risposto, hanno detto che assolutamente lo facevano, che non ci avevano pensato, anzi, sono stati gentilissimi. Cioè, che tipo adesso? Ve lo dico già, come svista, ero qua, no? Stavo tornando indietro e dico, oh, una cassa. Solo che tipo, ci sono appena passato avanti, sono idiota. Infatti poi ci ho cliccato. E gli ho detto appunto di mettere un tal grafico che dopo che ci clicchi lo apri, che lei già è già guardato cosa c'è dentro, rimane aperto lo screen. Perché così sembra chiuso. Mi sembrava giusto dirglielo, dai, una cosa in più. Tanto non penso sia così complesso. Oddio, di programmazione è vero che non sono un piffero, però per loro, ecco, penso non sia assolutamente complesso fare. Poi alla fine sarebbe un movimento solo. Metti on dopo che ci clicchi, off, non so. Sono tutte questioni di switch. Vela. Vai, ho cliccato male, sono finito. Sta dormendo, figata. Non senti i mostri che dormono. Usiamo l'abilità Berserk. E distruggiamolo. Prendiamoci una bella pozione. Non l'avevo visto. Molecular Channeling Device. And you will the... Ah, teletrasporto. Hanno aggiunto il teletrasporto, ragazzi. Ecco, anche graficamente molto carina come cosa. Graficamente sì, in animazione e quant'altro sembra decisamente più superiore a Dreadmora, non c'è dubbio. Qui nella mappa fa vedere dove era. Figo, figo. Di sì, in questione di animazioni non è pretenziosissimo, però fa quello che vuol fare. Fa sempre piacere. Bellissimo, stanza vuota, inutile. Vedete com'è lento, arrivi, bla 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 bla. Cammello che cammina nel deserto. Metafore. Sto giro non ho cliccato, ma non dico di aver avuto la tentazione. Appena l'ho visto, il primo mezzo secondo, ho detto uno scrigno. Statua di un ufficiale della polizia. Ecco, non so cosa servono le spade. Le statue. Penso nulla, cioè, a nostra descrizione rappresentano queste cose varie, ma non hanno, penso, nulla di particolare. Giusto come simpatia le hanno messo in questo caso il poliziotto. Non so se più avanti gli daranno un significato, non so, magari rompendone alcune, esce un mostro che viene rappresentato appunto dalla forma della statua. Boh. Vorrei andare qua, ma da dove? Boh, farò tutto il giro. Diminuisco un attimino la mappa. Dai, di non confondere. Tanto è tutta questione di abitudine. Ho un'altra pietra strana. Una tomba. Denaro. Spacca. Altro denaro. Qua cosa c'è? Piccola. Ok.
Le anfore mi sa che non l'avevo, non c'erano prima, no? Beh, a distanza di un mese hanno fatto un po' di aggiunte. Bene, bene. Un mese e mezzo, sì, dai. Sempre piacere. Poi, ovviamente, se magari sono lenti così, cioè, ovviamente non è che hanno dei grossi guadagni. Oddio, sono saliti di livello. Quindi magari hanno altre cose con cui sopravvivere, finché non vengono supportati molto, ovvio che saranno più lenti nello sviluppo. Allora, visto che sono salito di livello, ti ho dato un punto, a cosa lo diamo? Ovviamente un guerriero, quindi tutto in vitalità. Voilà, sono contento così. Siamo imbattibili. Libreria. Erpesce. La libreria lascia del formaggio e dei soldi. Spacchiamo tutto quello che incontriamo. Potrebbero mettere un po' di varietà nell'estate, però, nel senso, non solo denaro, anche vuote, ecco. Ho attivato un'altra trappola. Mi sa che quelle col pulsante giallo fanno spawnare solo mostri. Lì ce n'è uno rosso, proviamolo. Anche questo. Vabbè, allora. Libro delle skill, assolutamente lo prendo. Però prima la pozione, ecco, non l'ho detto, la pozione qua se notate ricarica subito la vita. Non come in Dreadmore che pozioni, beh, alcune sì, caricano subito, però ci sono anche oggetti, il cibo che ricarica pian piano ogni turno, ogni passo, un punto vita. Allora, cos'è sto libro? Allora, io, ok, oggetti per il crafting. Ho imparato una skill, Force Drive, vediamo cosa fa. Very strong punch that can knock back your enemies. Cooldown di 15 turni, ok. Non so quanto levi, però dopo lo proviamo. Oh, parlo di anfore vuote, di statue vuote. Volevo vedere 200-600, si sì, aumenta l'esperienza che devo. Allora, mettiamoci, ok, così. E usiamo per pugno su di lui. Quanto gli ho levato? Beh, perché l'ho attaccato da così lontano? Boh. Poco, ragazzi, vi saluto che iniziano le Iene su Italia 1. Di solito non guardo più la Mediaset, quella roba lì, però anche perché ho Sky, assolutamente POA. Ma le Iene non gli si può dire di no, ecco. Poi c'è la Blasi, quindi ciao. Pervertito mod. La Blasi. Voilà, mattalo! Beh, ragazzi, adesso vi saluto che così mi guardo le Iene, anche perché inizio oggi lo stream, sì, non è, di solito faccio molto più lunghi. Però, vabbè. Anzi, non so neanche, per me non è neanche così corto. Comunque, poi continuerò magari sta partita. Ragazzi, spero vi abbia fatto piacere, ok, il primo gioco, sì, non è andato molto bene, anche perché, boh, non mi ci sono trovato tanto.
Questo qui invece volevo far vedere giusto questo nuovo progetto indie. Se volete supportatelo. Più caro si chiama Daris Legend, lo potete vedere anche qua, Daris Legend, della Different Pixel. Perfetto ragazzi, ciao ciao, grazie di passare quando vedrete questo video.